Poi è arrivata la Deusanio, è entrata alle 6 meno un minuto, c'era l'inaugurazione alle 6, è entrata, ha monopolizzato la mostra. Cioè. E la mostra di cos'era? Ah, era, c'erano tre papi, e poi c'erano i Maya Gods, e poi c'era l'altra serie, Non ho le ali. Ho ancora le ali, sono degli inchiostri che io faccio. Li ho fatti perché non potevo fare le sculture, perché io realmente, non scherzo, ma io credo di non saper dipingere. E invece questi papi, questi testi papi, dove partono e dove arrivano? Nascono da un mio studio sui Templari, che è nato praticamente qui in Toscana, da quando mi sono mezza trasferita qui. E la prima scultura che ho fatto dopo 30 anni è stato Papa Bonifacio VIII. Quindi quello dopo di Bonifacio VIII, cioè Clemente, è quello che mise fine all'ordine Templari. No, non Clemente. Quello dopo che ho fatto io è stato Celestino. Celestino era prima di Bonifacio VIII, ma quello che mise fine all'ordine dei Templari è il successore di Bonifacio VIII. Clemente VII, se non sbaglio. Uno in mezzo. Clemente V, ne morì uno in mezzo che stette vivo pochissimo. Clemente V è un papa che portò la sede ad Avignone. Esatto, ma infatti lì ne parlai con uno storico dell'arte, e il professore D'Attanasio gli disse: guarda che strano, questo fatto della cattività avignonese mi colpì moltissimo fin da bambina. E lui mi spiegò in termini che io non saprei chiaramente adesso riprodurre, che noi abbiamo questa nostra memoria che poi interagisce con noi, e si vede che questo c'è rimasto dentro Filippo il Bello e la cattività avignonese. Filippo il Bello. Poi questo Clemente è stato rivisitato recentemente da alcuni storici che l'hanno riabilitato, che hanno addirittura Papa Ratzinger l'ha riproposto, perché sembra che lui non abolì l'ordine dei Templari, ma lo sospese. Quindi tecnicamente sarebbe ancora riattivabile quest'ordine. Nel 1312 mise una bolla per cui, insomma, non era più legale dopo 5 anni di sospensione. Dal 1307, dopo la notte dei lunghi coltelli, diciamo. Perfettamente. In Francia. Esatto. Quante teste sono di Papa e come nascono? Perché? Com'è? Sono 11 papi, poi adesso in divenire ci sarà il XII Alessandro IV, che sarà il quarto papa di Anagni. Nascono perché c'è qualcosa che mi richiama. Questo Medioevo mi attrae moltissimo. E mi metto lì, studio tutti questi santi. Sono tutti nel Medioevo? Quindi. Tutti rigorosamente nel Medioevo. Quel millennio, insomma. Sono poi 2 secoli e mezzo praticamente. Si concluderanno, credo, con i primi del 400, e quando ci furono 3 antipapi e quando la questione fu risolta a Pisa. C'è una sorta di mistero per cui io non so sinceramente spiegare. Io ho queste visioni, loro arrivano, poi spesso arrivano dopo anche mesi di combattimenti, per cui io non capisco chi è il padre. Timothy Leary non c'entra niente con queste visioni? No. Questo per me è un fatto normale, mio, chimico, cioè come ho visto San Bernardo da Chiaravallo, ho visto la von Bingen, io li vedo. Alcuni proprio li vedo precisamente e li devo raffigurare, punto. Quindi non solo papi, ma anche i benedettini, Bernardo a Chiaravalle. Certo, Bernardo a Chiaravalle è arrivato prepotentemente, questo attorno al 18 di dicembre, dove fra l'altro avevo 8 sculture, non so cosa stavo facendo. Sinceramente è una cosa molto divertente, però stavo cercando di fare la testa di Pasquale II che non mi veniva, per cui viene fuori Papa Nero e viene fuori Bernardo da Chiaravalle. La papessa? La papessa, l'automatica papessa? È l'Ildegarda. La vera papessa è l'Ildegarda von Bingen, è il prototipo della donna moderna del Medioevo proiettato nella nostra era.
cioè lei era una donna talmente potente che quando c'erano dei problemi politici da risolvere la chiamavano. Quindi lei dismetteva la sua figura di badessa di clausura e usciva e fuoriusciva legittimata a risolvere problemi politici. Quindi è una donna incredibile. Un po' come la signora di Canossa, tutto sommato. Beh, Canossa, diciamo, la trovo coordinata su livelli energetici un po' più bassi, ecco, perché era molto interessata economicamente, anche se il Dante richiama questa Matilda, ma non la richiama con riferimento a Gregorio VII, ma la richiama in un suo vagheggiare molto stilnovista. Quindi anche lì c'è sto mistero di Dante che non... anche questo sinceramente è uno spunto che non sono riuscita ben a enucleare su Dante Alighieri, perché obiettivamente Matilde di Canossa è stata una donna molto importante, ma non di spessore così importante come la von Bingen, ecco. E quindi altre donne medievali così non le ho rinvenute, ecco. Lasciamo un attimo il 300 e dintorni e torniamo a questa mostra che si compone di, abbiamo detto, 11 teste di papi e poi 11 papi. Abbiamo visto un San Francesco, abbiamo ci visto... sono all'interno di questi 11 papi ci sono due santi che sono, no, anzi tre, sono Celestino V, Gregorio VII e poi c'è Bernardo da Chiaravalle. Non papa, assolutamente, era l'influencer, era l'uomo ecclesiastico più importante del Medioevo. La Ferragni del 1200. Esattamente. E poi Don Olin ha voluto San Francesco e Santa Chiara, assolutamente, e quindi si sono assommati anche loro. Poi c'è un richiamo a William Blake, che ha fatto 102 acquerelli sulla Divina Commedia, e c'è quella tavolozza. Il più famoso disegnatore della Divina Commedia. Esattamente, che morì fra l'altro senza concludere il suo operato, e c'è questa mia tavolozza di Creta, fragilissima, mi sono messa lì, ho detto questo acquarello mi ispirava, l'ho dovuto fare assolutamente, mi sono messa lì, ho cominciato a incidere e l'ho fatto. C'è un Paolo, Francesca e poi c'è questa donna mistica, poi c'è Virgilio con Dante molto in piccolo, poi ci sono le tre fiere che incontra Dante e poi c'è questa strana figura che in realtà è Dio, perché poi ho fatto ulteriori studi. Non è una figura. Ha scoperto idrica. Che c'è Dio, facendo gli studi ha trovato documenti. Ho trovato documenti per cui in queste raffigurate con questi zoccoli Blake, questa strana figura umana e antropomorfa, diciamo, e lui in realtà intendeva richiamare Dio, che era esattamente quello che io avevo individuato. Quindi non era una. Cioè c'è una figura Dio? Iconograficamente rappresentato. Sì, viene rappresentato questo uomo baffuto con questi capelli, con questa luce strana nel volto, bellissima, e però c'era questa aggregazione con questi zoccoli che non obiettivamente, però secondo me l'attribuzione iconografica era Dio, ecco. E quindi la mostra così si compone, l'ho voluta qui a Palaia perché io mi sono appena trasferita. Ho voluto assolutamente fare qualcosa nel territorio. Dall'Emilia a Palaia? Dall'Emilia a Palaia. Come mai questa scelta? Dal 2003. Vabbè, quindi, insomma. Una scelta maturata, perché io questi luoghi li trovo meravigliosi. Fra i luoghi più belli, siccome sono una viaggiatrice, ho viaggiato il mondo, li trovo fra i luoghi più belli, in assoluto. E poi questi luoghi sono pieni di pace e danno... secondo me è un livello di ispirazione energetica molto più intensa che altri, e quindi anche proprio il corpo e la mente si fondono con una vibrazione diversa, che è la stessa vibrazione che dà questa Creta, che è molto povera, è la nostra essenza e che mi affascina. Adesso io non posso scolpire il marmo perché non c'ho più il fisico, non lo farei mai per... con strumenti moderni, perché non lo troverei consono alla mia mentalità,
E quindi già è una fatica per me che sono piccola prendere questi blocchi da 25 kg, tirarli su, trasportarli, lavorarli, e però è un richiamo potentissimo. Io uso questi materiali naturali, queste spezie, questi oli, perché danno delle vibrazioni che altri materiali non danno. Il bronzo non dà questa vibrazione, la creta per me è un potere eccezionale. Brava.